Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Voghera e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alle domande sulla notizia del giorno. Se attraversi le strisce pedonali col rosso finisci sullo schermo. In Cina, infatti, entro fine giugno verrà introdotta una tecnica di riconoscimento facciale che in pochi secondi diffonderà la foto del malcalpitato con comparsa istantanea su schermi a bordo strada. Ma non solo, verrà anche registrato un video di 15 secondi che mostrerà le immagini dell'infrazione commessa. Le foto scattate saranno comparate a quelle archiviate nel database della polizia, assieme alle informazioni relative a documenti di identità e indirizzo. Ci vorranno solo 20 minuti per identificare il contravventore. Le punizioni saranno tre: una multa di circa $3, la frequenza obbligatoria di un mini corso di mezz'ora sul codice della strada e la collaborazione per 20 minuti con la polizia municipale alla regolazione del traffico. Le autorità cinesi stanno esagerando oppure pensa che questo debba essere il futuro anche qui in Italia? Ma può essere anche il futuro, ci sono cose più importanti, comunque non è una brutta cosa. Pensa che vada un po' a ledere la privacy dei pedoni oppure no? Ma per la privacy io penso che se uno non ha niente da nascondere può anche fregarsene. Ma io penso che tutto quello che non è rispetto degli altri, e passare col rosso a piedi non è rispetto per gli altri, esattamente come non lo è chi passa in macchina. Quindi penso che sì, penso che facciano bene, sia una bella iniziativa. Ho visto che hanno fatto, non so se era già in Cina o da qualche altra parte, dove venivano ripresi i momenti in cui passavano col rosso, c'era un altoparlante che faceva una frenata di una macchina e poi facevano vedere le stesse persone in questo schermo dove venivano presi mentre pensavano di essere presi sotto, e tutti avevano paura di essere presi sotto, quindi ha fatto vedere questa cosa. È stata una bella cosa, una bella iniziativa. Penso che ci voglia anche in Italia, perché noi per quanto riguarda il rispetto per gli altri siamo un po' indietro. Qualcuno fa notare che potrebbe essere una violazione della privacy, no? Fotografare, trasmettere su schermi pubblici, eccetera. Non la pensi così? No, non la penso così, anche perché penso che i posti dove trasmettono queste cose e soprattutto dove vieni ripreso sia un luogo pubblico, quindi già tu stai mettendo la tua immagine in pubblico, non è in una proprietà privata, a casa tua o quant'altro, quindi se sei in mezzo alla strada sei già di dominio pubblico. Quindi poi pensare di poter avere una privacy al giorno d'oggi penso che sia impossibile. Quindi. No, non stanno esagerando, dovrebbe essere anche qua. Sì, giusto. Non sono contrario, magari lì magari un po' troppo esagerato, anche qua però dovrebbero fare qualcosa. Secondo lei il fatto di fotografare, filmare eccetera è un po' una violazione della privacy oppure no? No, per me no. Quali sono secondo lei altre infrazioni o violazioni per le quali bisognerebbe attuare un sistema simile in Italia? Telefonino mentre si guida e le frecce che non si usano più se non sono indiani, e poi non saprei. Cioè non è... Quindi rimaniamo nell'ambito stradale? Sì. Guardi, io una cosa che detesto con tutto me stesso è veder buttare le cose per terra. Io penso che il rispetto, se una persona pretende rispetto deve prima di tutto darlo agli altri. È una forma di civiltà. Ci lamentiamo perché le persone a volte non raccolgono quello che fanno i cani in giro e poi buttano bottiglie di plastica, sigarette e tutto quello che è possibile e immaginabile dai finestrini delle macchine. Questo purtroppo è una cosa che io detesto. Io farei delle multe salatissime per chi butta. Ci sono i cestini, è pieno, basta fare 50 metri. Oppure te lo tieni in tasca la carta, il primo cestino lo butti via. È proprio una questione di educazione che noi in Italia posso dire che siamo indietro tanti anni. In generale anche la faccenda adesso che succedono tutte queste cose contro le donne, quelle cose lì dovrebbero essere, per dirti una che va in giro in macchina che insomma, la faccenda che bevono e tutte quelle cose lì, è giusto che ci siano delle cose più severe.
che mettono sotto qualcuno e scappano. Adesso penso che forse ci sia stato qualcosa riguardo a quelle cose lì. Il reato di omicidio stradale? Omicidio stradale, sì, quello lì sì.